In provincia di Savona ho visitato molte località della costa, ma Borghetto Santo Spirito occupa da sempre un posto speciale nel mio cuore. I ricordi delle vacanze dell'infanzia ne fanno un paese eccezionale. Iniziamo la nostra visita, percorrendo la nuova passeggiata pedonale che unisce Ceriale a Borghetto Santo Spirito. L'origine del termine Santo Spirito. Secondo le nozioni storiche locali, prende il nome da una chiesa con annesso ospizio intitolati al Santo Spirito, che furono fondati presso il Capo d'Anzio dai frati ospedalieri di Roma. Le origini del borgo potrebbe far risalire all'età romana un primo insediamento umano, ma è probabile che già ai tempi della preistoria questa piana del torrente Varatella fosse già abitata. A Borghetto, come in tante altre località di villeggiatura della costa, l'attrazione principale è il lungomare. Salotto Mondano, luogo di ritrovo per eccellenza, è la classica via pedonale parallela alla spiaggia, dove gli abitanti del posto e i turisti si ritrovano a passeggiare, chiacchierare ed a sorseggiare qualche drink. Il lungomare di Borghetto è diviso in due zone. La parte ovest verso Ceriale è chiamata Lungomare Giacomo Matteotti e la parte est verso Loano Lungomare Walter Tobagi. Il centro storico, circondato da mura di cui restano alcune parti, fu una fortificazione voluta dal comune di Albenga nel 1288, per difendersi dai potenti Doria di Loano. Se siete amanti delle chiese storiche, la più antica del borgo è la chiesa parrocchiale di San Matteo. Fu costruita nel 200 e più volte ampliata nel corso dei secoli. Terminata la passeggiata per le vie del centro storico, mi soffermo a guardare delle ragazze e penso che magari un giorno avranno dei splendidi ricordi di questa località balneare. Arrivederci, Borghetto!